Vai. Si tratta di un importante investimento infrastrutturale per la mobilità in un quadrante di grande importanza per Roma. Qua siamo vicini ai mercati generali che diventeranno un grande complesso anche culturale, siamo vicini a centri direzionali importanti, all'università, quindi non si tratta soltanto di una riconnessione indispensabile, ma si tratta anche di dare valore e di dare mobilità a un quartiere che è quello più promettente, uno di quelli più promettenti all'interno della nostra città. Quindi veramente un passo in avanti molto importante, fatto nei tempi giusti, con un'opera fatta bene. Chiaramente un'opera importante per lo snellimento del traffico cittadino nel quadrante tra l'Ostiense, la circonvallazione Ostiense e anche la Colombo. Chiaramente prima i cittadini dovevano fare dei giri sicuramente più larghi, anche con aree dove c'era la sosta, quindi chiaramente questo produceva del traffico maggiore. È un'opera che speriamo sia il primo tassello di una mobilità carrabile della Roma del futuro, che collega i quartieri direttamente e non passando per il centro, e quindi che si riprenda il vecchio progetto con cui si pensava già dagli anni 60 di costruire un collegamento diretto tra Viale Cristoforo Colombo, la Via Ostiense, Garbatella, fino a Viale Marconi, passando, arrivando a Via Enrico Fermi attraverso un ponte sul Tevere. 15 milioni di euro per questo ponte, che alcuni del quartiere, alcuni cittadini del quartiere giudicano un'opera non molto utile. Ecco, qual è il vostro giudizio? Prima di tutto c'è una scala di priorità da individuare. Allora volevamo capire se, anche se questa progettazione appartiene ad alcuni anni fa, alla giunta Veltroni, però in realtà vogliamo vedere alla prova dei fatti quell'incidenza che avrà effettivamente sul traffico veicolare. Ad oggi noi, come dire, abbiamo appreso che l'ADAC non può farci passare i propri mezzi. Questo ponte è un segmento non inserito in un progetto più ampio, per cui speriamo che le amministrazioni future sappiano dare una progettualità più complessiva, facendo privilegiando il trasporto pubblico su quello che è il trasporto privato, l'unica ricetta per risolvere i problemi di questa città. Finalmente c'è un vero segnale di mobilità ciclistica con le doppie corsie monodirezionali. Noi siamo molto contenti di aver ottenuto questa vittoria per la ciclabilità. Ci aspettiamo ora, e ringraziamo di questo anche l'impegno preso dall'assessore Ghera e dal consigliere De Priamo per questo, ci aspettiamo ora che possa essere prolungato su circonvallazione Ostiense con la stessa modalità, cioè le corsie monodirezionali per collegare la dorsale della Colombo. Questo è l'auspicio che possiamo dare e che ci auguriamo per tutti i ciclisti romani.